Ciao ragazzi, qui Flash 81, ma no, oggi non vi farò vedere né modellini, vi faccio vedere DVD, vi faccio vedere video, cioè vi faccio vedere niente. Oggi cucino. Aiuto! Versione cuoco. Sì, per oggi farò una ricetta che, vabbè, uno direbbe, vabbè, cosa vuoi che sia, però la faccio a modo mio. Ovvero, per lei non uno. Giulietta. Oggi non, riposo. Non uno. Mi faccio non, le unghie. Così, ma per due hot dog. Due. Per me e Fabio, cheeseburger. Esatto. Alla grande. Allora, gli ingredienti sono... Vediamo. Maionese quanto basta per maionese. Quando... Perfetto. Salsa barbecue, ketchup, insalata... cipolla tritata, una tazzina di vino, meglio se era vino rosso, ma bianco, bianco è quelle cose al convento, due viuste, sei hamburger per fare il cheeseburger, panini di Max per il cheeseburger e panini per gli hot dog. Sì. Un altro ingrediente che manca, non so se c'è, non so ti detto, c'è? Sì. Qua, due... 4, 6, 8 sottilette. Ora, momento che spunteranno fuori. Le sottilette. La prima cosa da fare, però, in questo momento, qual è? Far cuocere la cipolla, farla caramellare. Eh sì. Si mette un pochino di d'olio. Visivo. Però, momento, perché qui, siccome non ci sei gatti che sono fuori, che ora con questa carne loro, addio, è un casino. Come? Pomodorini. Ma chi se ne frega dei pomodorini? Si deve portare a rosolare la cipolla bene bene, quando è bella dorata vuol dire che è pronta. Perdi anche un po', no? Sapore un po' acuto. Io ci aggiungo un altro pochino d'olio perché male non fa. Ah, ecco, ok. Sì. Vabbè. Ok. Iniziamo già a sentire un discreto odore. Poi, buono. A metà cottura, quando comincia ad essere... Ora qua l'ho messo, ora quindi sono ancora bianche, le vedete. Quando è a metà cottura, ci si aggiunge il vino. E si fa sfuma quando il vino la cipolla è un po' più dorata, la cipolla quando è in questo modo aggiungete il vino, ripeto, meglio siccome dovete fare con la carne, meglio se fosse olio scusate, meglio se fosse vino rosso. Però questo è quello che passa al convento. Sì, meglio che nulla, va abbastanza si aspetta che sfumi il vino così si caramella anche la cipolla. Una volta fatta si mette via. Io infatti si aspetta che sia pronta la cipolla per andare avanti con la ricetta. In questo modo è come quando la cipolla viene di McDonald's o così, ve la fate in questo modo. È vero, viene un po'. E non si sente nemmeno. Perché non fa sentire tanto la cipolla, è tutto come vale cuocerla, perché se la metti cruda butti in terra la gente. C'è anche un forte odore in oltre che sapore. In questo modo invece si sente meno. Poi io per mettere il panino uso il cucchiaio, vado sia d'occhio. Anche a me ragazzi che non mi piace la cipolla, vedrà in questo modo lo chef ci faccio mangiare, ma sicura che mi garberà. Ma è vero, non ce la metto anche perché conta. C'hai la cipolla, l'hamburger, la salsa barbecue, Anche la maionese, il ketchup se ce lo vuoi,
l'insalata, sì, la sottiletta, quindi c'è altri gusti viene che coprono la cipolla. Sì, ecco, in più anche tutta rosolata così, e perde di suo il sapore, sì. Poi per un panna, perché sennò compiti la padella, poi rompe le scatole, poi ti bruci. Quando poi sarà pronta, io cosa faccio? La chiappo e la metto. Ah, giusto. No, qua dentro un contenitore appena la trovo. Aspetta, scusa, ma la cipolla è pronta. La cipollona. Ma non ho capito, sì. Spengiamo. Buono. Spengiamo il fornello, si guarda che bellezza, il contenitore e ci si versa e così si fa fredda un pochino. Ah, questo, un altro, tra parentesi, un altro regalo di Natale che abbiamo ricevuto un po' prima, quindi guardatelo, ecco, bene, è la padella. Vediamo Giulietta che di solito è lei, è la padella, fornelle, che è nuova. La padella è nuova. Ok. Che viene travasata. È meglio prima, sì. Prima la cipolla che era cruda arrivava fino a ora, dopo la ripassata. Eh sì, bellissima. Ora c'è da fare cosa? Da preparare? Ah, no, giusto, perché siccome prima si fa gli hot dog per la signora, quindi cosa ci vuole? Allora ragazzi, vi do se usate queste castrofe si scaldano sopra. Non mettere roba di ferro. No, se diciamo. Perché vi bruciate? Io ve lo dico. Poi se siete masochisti vi cado a bruciarvi. Allora è perfetto. È un altro po' di mare. È perfetto per masochisti. Allora. Un momento. Così. Allora. Ecco. Una bella si griglia. Prendono. Allora, questo si. Ci sa un po' la, che la cucina che è un po' piccina, abbiate pazienza. Ecco, i wurstel. Si prende il tagliere. Tagliere, eccolo qua. Qui ci sono i wurstel. Le incidiamo nel mezzo, così cosciano prima. Ah, giusto, è vero, mi ho scordato uno questo particolare. E due. Perché? Io so, dici, ma ne fai uno di panino? No, ne faccio due. Ah, però, per risparmiare, giusto. Tac, tac. Lo metti così e riempi il pane. Ah, per davvero. Sì. Qui ci si mette intanto. Ecco. Nel frattempo che faccio cuocere. Se è bello a cuocere. Giusto. Eh sì. Preparo la carne. Per preparare la carne ci vuole un'altra cosa. Questo si deve levare. E bisogna spostarsi di là dove c'è il tavolo, se no ci si. Ecco. Eh sì. Ci vuole questa, la spatolina. Ci si sposta di là. Tanto qua cuociono. I wurstel stanno a cuocere, sì, che sono là belle, eccoli là, parte di cuocere, si prepara la carne, vi faccio il procedimento per uno o due hamburger, poi tanto è sempre uguale, sì. Prendete, però come cazzo l'ha fatta, prendete l'hamburger, ci mettete sopra. Aprite prima, ah, vedi? Perché se c'è questo non la salsa non scende, non esce. Bisogna togliere sto rompito, faccio io, che... eh sì, perché per conservarla meglio mettono quel coso lì che rompe, oh boia, se rompe vado a vedere già, mi mette la colina in bocca e sta questa carne qua che si svizzere la cuoca. Che oggi. Oggi non è cuoca. Non è cuoca. Oggi il fuoco è lui. Capito perché? Marco. Cucino io, perché sono le 3 del pomeriggio, vuoi chiudi. Prendiamo la salsa barbecue. Ecco. Buona. Un pochino, sì. E poi si spalma sulla carne, che così diventa molto più saporita. Eh sì. Facciamo questo procedimento con tutti
gli hamburger, magari quelli di prima, anzi la mamma. Però questo ti dice. Alicia, che buono, questa è buona, senza barbecue, ragazzi, è spettacolare. Sì. Buono, buono, buono. Dici, chiudi la porta, adesso torno. Andiamo, che bello. Sì, che vuol dire tanto anche condire bene, mettere a modo le salse nella giusta quantità e... No! Io dico io, e mo, questi qui si rompono, gli altri di là non posso tenerli. Poi vabbè, in più se la carne è buona, però anche le salse e i condimenti fanno tanto. Dai, questa... Sale, guardiamocela. Sì, sta. Vedete, cos'è? Su tutta la carne. Sì, sì. Spumata. Si fa un bel massaggio, che la carne deve essere massaggiata. Guarda, mi lavo attimo le mani. E la carne è pronta. Ora prepariamo quello dog. Eccola qua, bella. Con la salsa barbecue. Che è questa. Allora. Questi sono se panini che fa l'udog. Esatto. I views, vediamo che signora sono. Cuoca, buonasera. Ma che sono pronte. Ah, si mangia! Ecco. Che buono. Lo chef. Questo lo vuole lei, signor cameraman. Ma non gli dico di no, va bene. O le locoscia. Ma no, va bene così, va bene, non si preoccupi, la ringrazio. Vai di latte! A me piacciono anche crudi, giusto? No problem. No, siccome ragazzi, e ci sono 6 hamburger e gatti grazie. E garba, sono mia storia. Un pochettino. Il panino... Panino per Giulia. Va bene, va benone. Questa la mettiamo a piacere dopo. Allora, si prende il lupano. Ecco. Ottimo. Già vedo da come è venuto fuori il pane che questo è il pane buono. È un po'... troppo molle, troppo... Vabbè. Deve mangiare lei cortesemente. Ecco il pane. La cortella ci vuole. Ah beh sì, col pane quello di magari casereccio. Si taglia il pane a metà, ovviamente. Non tutto. Là. Uno. Ecco. E due. Ci vuole anche la cipollina. No. Eccola là. Qui c'è la cipollina. Vedete? Ecco. Bella caramellata. Sì, 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 sì. Scherzi. Bellissima. Ottimo. Buonissimo. Come si dice? Costruire l'opera d'arte. Esatto. Il gatto prova a dire, ma io lo faccio entrare, no? Sono tutti gli odori. Allora, la carne. Due cucchiai servono, perché una per la maionese e una per la cipolla. Allora, questo mi rompe così, tanto deve stare qui così, sì. Non apro, no? Ah, bravo. Allora, momento, la base maionese, poi le bimbe. Ah no, la maionese è quella, però è buona uguale. Sì, a volte non... Carve, al tappo, invece mi avete fregato. È vero, sei brava. Perché la calvè non è tanto buona, anche se no, di marca. No, è la migliore,
parve, ah, okay. Quel maionese è la mia. Poi vabbè, magari c'è gente o per dirla pubblico nascosto che gli piace di più quella fatta, che a me quella fatta a casa mi fa veramente insomma, anche a me, anche a me, sì, anche a me, un megalaggio, se mi fa la maionese mi fa, dice, ma ho fatto un sì, pensierino, cosa? Ma che si fa a casa? Te la tiro nel muso. No, è vero, è però buono. Non la mangio neanche una cucchiaia. Ah sì? No, a me però è meno, sì, buono. Ok. Cavè è buono. Sì. Che se Conad mai, anche se questo, Conad... Questo poi riserva. Vabbè, perché a volte anche sottomarche, no? Tipo Conad... non è male. Prima lo viusterino, vedete? Io taglio a metà. Sì. Così. Con Wuster so ci faccio due panetti. Sì. E ora cipolla. Ecco. Così. Ecco. Questa sarà la porzione che metterò a Fabio, eh? Ah, sì, a me un po'... Sì, è giusto. Ok. Me metti un po' meno. Poi... Il bordo anche invece c'è da aprirlo. Maremma gatta! Anche questo. Le odio io quando c'è da aprire le ossa, ma io faccio prima perché non c'ho voglia di stare via tanto da matte. Giusto, lo buchi. No, si buca perché lo so. Scusa, c'è già una. C'è già una. Sì, che posso fare? È aperta. Usiamo bene, non ci dà male. Hai ragione. Dicevo, sì, ok, fatti male queste cose. Così? E col ketchup essenziale. Non lo sa. Lo sa, ci lo metti? Scoprirà quando vedrà sto video. Che i pezzi non ce la metto, ma ti ce la metto la salsa barbecue. Magari. È buonissimo. Porcino. Ah, perché non piace a... Non mi garba. L'ho sempre visto, te l'hai mai accorto. Se l'accorgerà sto giro perché vedrà il video. Quando vedrà il video è giusto. Ok. Ho sbagliato a metterli, va? Aspetta. Buona caccia. Ecco. Ora, eccoli qua. Dove l'ho andato a comprare gli hot dog, ragazzi? A quest'ora vi lo darebbero già servito, perché... Il booster è già cotto, l'ho dato col pane crudo. Io cosa faccio? Lo rimetto ancora nella piastra e lo faccio cuocere. Ecco, giusto. Qui nella piastra. Hanno un ottimo aspetto, signori. Guarda qui. Ecco messi nella piastra. Oh, guarda che bello. Sicuramente. Ottimo aspetto. C'è anche il mio già fatto? Eccoli. E poi oggi come che bellezza. Abbiamo anche il tiramisù. Bellissimo. Però ora vedrete la faccia sua quando li mangia. Lei messa la cipollina. Sì. Vediamo la faccia di Giulietta. Non fa male, non brucia. Vediamo Giulietta che mentre com'è, in estasi. È buonissimo. Sempre domanda, tanto un attimo. Dove si fa una scelta? Cioè, i miei due panini qui. Che faranno la con te. E i. E i due panini qui se ne sono in una paninoteca. No, quasi ecco. Tutta la vita. Questi. Vedi, ha risposto sì, fino a poco. Tu. La torta della nonna. No, vivi, time out. Hanno preso questi perché è un c'erano altri, però ci sono dei panini per gli hamburger, sempre a Conad, sempre marca Conad se non mi sbaglio, sì. Dove ce ne sono sei, che ho confezione rossa, ecco. Che quelli sono già metà aperte, quindi per fare questo tipo di panini è meglio, sì, però sì, questo è quello che passa al convento e si fa basta. No, tanto altrimenti non è aperto. Che zitto e mangia. Com'è? È buono? Poi alle 3 uno ha fame, quindi. È buono. Allora.
Si apre o panino. Pagnone. Eccolo. Ah no, prima c'è da fare una cosa, scusate. Scusatemi. Perché mi ha fregata, perché con la... Ma scusate, Barbara, se il mio giacchi si è un po' cotta, dice... Ah, davvero? È totalmente cruda. Ma carne cruda la no. Carne cruda. Il più si è crudo, però è buono, io l'ho mangiato. Il crudo è buono, ma la carne non si è cruda, fa veramente un po' cacare. No. Scusate, ma... Oh, ho visto. Si mette... Eccole, uno, le svizzerone. Uno, se ne metti tre. Ah, fantastico. Tra l'allelo, tra la là. Si chiude con il coso anche sopra. Sì. Eccomi. Come canta. È come canta. È un ode. È un ode. Ah, sì, sì, sì. È un ode. Magnifico. Tra che cuociono. Fatto bene perché è iniziata. Sì. Che servono, a parte la carne straccoscia, per un panino. Esatto. E che bello quando cucinano gli altri. È vero. Cucino sempre io. Cucina sempre Marco. Boia. No, o io o tu madre. Giulia. Però. Giulia non cucina mai. Quando fai dolci che te ne mangia tutte, che è che te ne finisce sempre. È vero. Quindi ma io lo faccio. Lo mangiava? Si è messa da quanto? 2 minuti? Sì, pochissimo. 2 minuti. Andate qua. Già bella che cotta. Oh, è spettacolo. Peccato. Belli. Peccato non si può ancora sentire l'odore, ragazzi. Buono, mamma mia. Perché c'è il odore della carne che è cotta con sopra la salsa barbecue. Ditemi una cosa, perché io domani è buonissimo. È vero che abbiamo riuscito domani di fare nuovo questi? No? Perché? C'è anche questo, io ho risposto. Eccoli qua. Non c'ho voglia. Ecco, eccoli là. E mentre faccio gli altri, io mentre mi fanno i pallini e si fanno gli altri, esatto, come prima. Però stasera me ne fai uno. Ci sarà anche. Si prende il panino. Il panino. Ci si mette. No. Facciamo se si fa prima. No, prima. Sì, attimo, insalata, ma... giusto, è vero. Questo. Insalata. Ci sta. Insalata. Ci sta bene. L'hamburger. Ne ho tocco uno. No, ma a questo punto aspetta sera. E un pochino, perché a lui non mi garba tanto. Ah. Ecco. 10 polle, non si sente. Non la sento. Non è caramellata, non la sento. Ah, ecco. Ci si mette. E invece dovrebbe essere la tipo formaggio più quello filante. E dimmi quale vuoi. Ecco. Io lo compro, quale ci serve? Ma costa uno sbotto. Termolina. Dimmi quale? Non lo so. La maionese. A me sembra esagerato. Perché mi piaceva con il capo. Così. Alta salsa. Ti è piaciuto più del solito, vero? Sì, cosa ci hai messo? Cos'era? No, ma dimmi, sono allergica alla roba, È roba con la soia, dimmi cosa mi hai messo. Lo scoprirai quando vedrai il video. Stai male? Ecco. Ah, ma sì. No, ma di sé non c'entra con la forza da mangiare. No, ma poi dimmelo, per favore. Forza parte. E qui il panino. Forza parte con un'altra cosa. Oh, bellissima. No. Ora, qui vediamo gli hamburger, non bruciano. Guarda. Buonissimi. Giulietta, erano buoni. Buonissimi. E mettiamo intanto questo a cuocere. Mettiamo questa a cuocere. E stasera ne fa ancora uno. E stasera ne fa. Ah, ecco. Ok.
Ecco. E faccio sempre tutti gli hamburger. Sì, in pratica è il procedimento. E poi, dopo, il cameraman, lo vedrete in ghigna. Oddio. Perché quando lo morderà vedrà la sua espressione. Riprendetemi. Ecco. Riprendetemi, che non la faccio tanto lunga, perché io cucino sempre. Però io quando le faccio più buone di te. Non è vero, Lottica, mi sono mangiato tutto io. Il dibattito tra i cuochi. E non ce la faresti nemmeno se non lo vorresti fare. Ecco. Cioè il pancino è troppo piccino rispetto per poter mangiare un intero tiramisù tutto da solo. Sai il tiramisù da solo? Un bel pancino. Lui l'ha mangiato. Ma lui l'ha mangiato? Oh, voglia. Yeah. Anche... Non è tanto bello. Anche il Marco che conosco io si è mangiato una colomba al giorno, si mangiava nel periodo di Pasqua. Ma il panettone stai zitto, che anch'io non ho il panettone, quello con il cioccolato. No, Marco, vicino di casa mia zia. Facciamo una modica nel tuo secondo panino, vediamo se funziona. Allora, e posso dire, questo omino qui di non andare via alle 5, stai un po' con noi, vero? Vabbè, la prossima volta più tardi. Sono le 4, devi ancora mangiare. Quando guarda l'orologio adesso. Quando vengo di sera, ma dorme. È vero? Quando arriva di sera, non dormenta. Però sta andando a mangiare da coccolino. No, dove si comprano queste cannucce? Ragazzi, non lo so, forse la Tiger, la Centa Tigre è una catena. Ma questi vanno bene, soprattutto che noi abbiamo gattini. Un po' di ketchup. E un po' di salsa barbecue. Sì. Domani mattina devi essere pimpante, amore. Io la mattina non sono mai. Amore, devi andare a prendere il regalo di mia madre. Te lo lasci da lei? Allora. Buonasera. È venuto un po', è venuto cotto. Non è paura, questo poi non mi può venire il tipo del cotto. E dimmi se l'ho dimesso sul problema del McDonald's. Ah, no. È più grossa. Più grossa. Davvero? No. Sì. No, nelle immagini la fanno vedere alta. Guardiamo bello da vicino. Buh, che bel paninone. Fa troppo vestito, Fabio? No, è ottimo. Ho fatto un quadro ravvicinato. Oddio. Mangerò domani direttamente a pranzo, stasera nulla. E poi ci tirami su. Ah, giusto, poi ci tirami su. Ma tirami su m'offende, adesso non lo mangi. No, lo mangio. Perché ho l'ho fatto prima apposta per te, perché sennò non lo facevo oggi, lo mangiavo stasera. E invece ho pensato a te, ho detto lo faccio prima che venga Fabio, che almeno lo mangia e pronto. È vero, amore? Bene. Sì. Ed è guarda che lui è l'unico uomo, sei l'unica persona che vuole, che è disposta a dividere il dolce con te. È vero? Ah. Neanche con sua madre. Ah, ecco, davvero? Oddio! Sì. Se no Marco lo mangeresti tutto. È una dipendenza. Siediti. Allora, i panini, guarda un attimo il cambio, che ora è lui che è il cameraman che deve mangiare. Vediamo l'espressione sua. Ma allora che lo dopo doveva assaggiare. Questo è quello che ti ho fatto, che è venuto prima. Questo qua, ma assaggio. Sì, quello là. E fai lo dog anche, Dio. No. Io lo conosco, gli piace di più l'hamburger. Ho capito, ma da provare. Ah, ma Marco, tanta roba. Vai. Buono, no? Ah, ovviamente, raga, lui l'hamburger l'ha già mangiato, anche tipo McDonald's, così. Com'è buonissimo. Ci scioglie. È spettacolare, ci scioglie, è morbidissimo. Saporitissimo. Modeste a parte. No, cioè, quando uno ha classe, ha classe. Adesso è tutto gasato, ma tutte le volte che mi faccio venire a mangiare non va a far cuffia. Io sono in sciopero perché stasera c'è da cucinare le lasagne. Facciamo che lo faccio le lasagne, che faccio questo per tutti domani, amore. Sì, ciao. Marco, è spettacolare. Non ho voglia di fare le lasagne. Un punteggio da 1 a 10? Io mangerei questo. 20, 20, 20, 20,
Fabietti, sapessi che dovessi, io devo cucinare tutta la